Buonasera e benvenuti al nostro telegiornale sportivo. Vittoria pesante anche sotto l'aspetto ponderato. Il successo di Serevezza vale la riconquista del primato. L'Arezzo inizia l'ultima parte della stagione sotto i migliori auspici. Le vittorie da una parte sono tutte uguali, portano 3 punti e il buon umore. Del resto si giocava a Seravezza allo stadio Buon Riposo, che poteva avere anche un significato opposto. Essere tornati a casa con 3 punti in dotazione non fa altro che rafforzare quella tesi operaistica che l'Arezzo ha sposato dopo il successo a spese del Flaminia la settimana precedente. Battute a parte, l'Arezzo non è certamente una squadra operaia, ma composta da artigiani della qualità. Non c'è dubbio che, se secondo una valutazione ponderata, la vittoria in Versilia abbia una valenza maggiore rispetto alle altre. Intanto vale il primato, gli amarantoni conquistano dopo 13 settimane in solitaria. Da 10 partite la squadra va in rete e anche questo aspetto non deve essere sottovalutato. Ha battuto una formazione in grande spolvero che gioca un buon calcio e che nelle 9 partite precedenti aveva fatto più punti di tutti. Per finire ritrova con assiduità i gol degli esterni, che tanto stanno a cuore alle strategie offensive di Paolo Indiani, che sullo sviluppo della manovra con i giocatori di fascia collocati con il piede invertito ne ha fatto un vero e proprio dogma. Morale, la volatona finale è iniziata molto bene, mancano 11 partite e l'Arezzo deve badare al sodo per chiudere una partita che cammin facendo si è fatta complicata. Strano ma vero, ma la bagarre in fondo potrebbe essere utile alle strategie degli Amaranto. Anche il pianese Poggi Bonsi dovranno scontare la cambiale con chi si vuole salvare. La notizia è ufficiale. Il giudice sportivo ha segnato la vittoria a tavolino a Livorno contro il Seravezza Pozzi. La partita, disputata il 29 gennaio, era terminata 0-0. Tuttavia, grazie al reclamo presentato dal Livorno, gli Amaranto hanno oggi ottenuto i 3 punti. Il Livorno aveva presentato reclamo perché il Seravezza aveva impiegato il giocatore Maffei, che non poteva scendere in campo. Maffei, infatti, aveva ricevuto una giornata di squalifica nell'ultima giornata della scorsa annata, quando ancora militava con la squadra Juniores. Saltano 3 panchine nel campionato di Serie D. Simone Marmorini non è più l'allenatore del Trestina. Cambi anche a Grosseto e Altopascio. Cambi di panchine nel campionato di Serie D. Secondo una consuetudine, l'allenatore paga la mancanza di risultati. A Trestina si volta pagina. Dopo la sconfitta nell'ultimo turno contro la San Giovannese, la società bianconera ha deciso di sollevare dall'incarico Simone Marmorini. Per Marmorini, decisiva l'ultima gara disputata, nonostante la squadra altotiberina abbia provato nel secondo tempo a rimettere in piedi una partita quasi compromessa. Il Trestina si trova al penultimo posto del girone, a quota 21 punti, con la zona play-out distante 2 lunghezze e quella della sicura salvezza a 7 punti. La panchina è stata affidata in via temporanea a Davide Ricco, allenatore della Juniores. Per la sostituzione è pronto Ato Sirigucci, nell'ultima stagione e mezzo sulla panchina dello Scandicci. Cambio anche a Grosseto, la società biancorossa ha esonerato Andrea Liguori, decisiva la sconfitta casalinga contro il Monte Spaccato. Al suo posto Roberto Cretaz, trattativa lampo con Cretaz, che ha raggiunto la Maremma in poche ore e ha firmato il contratto dopo l'incontro con i dirigenti. Anche il Tau Altopascio ha deciso di voltare pagina con l'esonero di Pietro Cristiani dopo gli ultimi risultati poco soddisfacenti. E sarà Giancarlo Favarin che siederà sulla panchina del Tau. Domenica prossima, delicatissima gara interna contro il Terra Nuova Traiana. Un esordio difficile. A conti fatti, sono diversi gli allenatori sostituiti dall'inizio del campionato. Livorno, Grosseto, Seravezza, Tau, Trestina, Monte Spaccato, Orvietana e Ostia. Il podio della settimana vede tanti Amaranto in cattedra. Tra le squadre preoccupa la situazione del Trestina, infermeria piena a Città di Castello. La rete di Bedini in Seravezza Arezzo merita la vetrina della settimana. Perfetta l'esecuzione in controbalzo, nulla può il portiere dell'Arezzo Trombini sul missile sparato dai 25 metri. Torna sul podio Simone Bramante, che con il Seravezza deve avere un conto aperto. La sua rete allo scadere del primo tempo ha ridato slancio alle ambizioni dell'Arezzo. Chiude il conto Alex Sacconi del Terranova Traiana, un gol di pregevole fattura
fattura che ha messo in cassaforte la vittoria sulla Pianese della sua squadra. Tra gli allenatori merita il plauso proprio Simone Calori. Un mese fa aveva detto ai suoi di non mollare e i frutti si stanno vedendo. E crisi invece per il Trestina, la sconfitta di San Giovanni Valdarno fa ripiombare gli Alto Tiberini all'ultimo posto in classifica. Il Trestina non vince da 15 settimane. Timori anche nella vicina città di Castello, inatteso il passo falso per i ragazzi di Alessandria con l'Ostia Mare, e in prospettiva Livorno ci sono assenze pesanti che alimentano nervosismo. Chiude il cerchio la Pianese, le assenze si fanno sentire e a gioco lungo la rosa corta ha il suo peso. Torna in campo domani l'Eccellenza per il turno infrasettimanale, verifica per le tre aretine. La Baldaccio, e questo è un dato statistico significativo, ha sbagliato 4 rigori della stagione su 5. È un primato costato almeno 4 punti. Senza tregua, torna in campo l'Eccellenza, nel girone B non mancano gli interessi. Occhi puntati su Castiglion Fiorentino, dove la formazione allenata da Roberto Fani è chiamata a riscattare la pesante sconfitta patita domenica sul neutro di Certaldo con la Mazzola Valdarbia. Ospite di Viola Insigna, squadra di tutto rispetto che in classifica al 6° posto ha solo una lunghezza dalla matricola della Valdichiana. L'atmosfera elettrica di Certaldo e l'assenza di qualche pedina di rilievo hanno contribuito ad alimentare un quadro traballante per la castiglionese, che contro i fiorentini dovrebbe recuperare di sicuro Sexeni, assente per squalifica. Per gli altri, solo mercoledì dovrebbero essere sciolte le riserve. Da parte sua il Foiano torna all'ombra dei pini, dove ospita una Fortis Juventus che ha accusato una pesante defiance con il Pontassieve in casa. Anche gli Amaranto hanno conosciuto l'amaro sapore della sconfitta a Prato con lo Zenit. Gli Amaranto sono invischiati nella zona calda e necessitano di 3 punti. Da parte sua la Baldaccio Bruni Anghiari è attesa da una difficilissima trasferta a Colle Valdelsa, squadra attualmente al 2° posto. I ragazzi di Borgo domenica sono tornati al successo dopo 3 mesi di astinenza. Un periodo troppo lungo che ha lasciato il segno in casa anghiarese. Veniamo adesso alla pallavolo. Grande successo dei Lupi di Santa Croce. La squadra di coach Mastrangelo ha battuto il Tonno Callipo di Reggio Calabria. Coach Vincenzo Mastrangelo, da dove partiamo? Perché un 3-0 così, pallavolo veramente di altissimo livello, dal mio punto di vista era tanto tempo che non si vedeva qui al Pallaparenti. Che ne pensi? Penso che è frutto del lavoro che facciamo, è frutto di tanta attenzione. Abbiamo fatto 2 stupende settimane, abbiamo fatto 2 settimane dove abbiamo pensato a migliorarci, non a questa partita. Poi sono entrato nello spogliatoio, ho chiesto tanta tranquillità, serenità e concentrazione sulla fase tattica, tecnica e sulla gestione di quel servizio che delle volte è tanta roba, delle volte diventa un po' il nostro punto dove ci peniamo un po' con degli errori dove non dobbiamo. E niente, è tanta gioia, c'è tanta gioia anche se la faccia non si vede, magari perché mi sono trattenuto tanto, io non sono così, non volevo dare. Ho chiesto proprio ai ragazzi di non essere agonisticamente, di andare oltre quello che possiamo gestire, che siamo abituati a gestire. Vincenzo, oggi posso dire anche un'altra cosa. Hai chiesto l'appoggio del pubblico a un certo punto della partita, così è stata, e poi questa esplosione quando è stato dichiarato il punto a favore della Chemas e l'Amipel. E il pubblico fa parte di noi, del nostro lavoro. Senza di loro, il nostro lavoro per 2 anni è stato veramente deprimente. Adesso dobbiamo far riportare loro ad entusiasmarsi per una squadra, per una bandiera, per una maglia, perché si è perso in questi 2 anni tanta gente. Noi, da addetti ai lavori, dobbiamo essere bravi a star lì e a cercare di coinvolgere loro il più possibile. Giuste le parole di coach Mastrangelo, è tutto per questa edizione del nostro TG Sportivo. Grazie della cortese attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.